Buongiorno, buongiorno, eccoci qua per un nuovo video. Allora, dopo aver parlato dei portieri spagnoli, mi faceva piacere parlare dei portieri italiani, perché come ho detto, la Spagna e l'Italia sono attualmente le nazionali messe meglio a livello di portieri, ecco, a livello poi di dove giocano, no? I numeri 1. Quindi abbiamo Gianluigi Donnarumma a PSG, abbiamo Vicario Tottenham, abbiamo Meret Napoli, quindi la squadra campione d'Italia, abbiamo Provedel Lazio, squadra seconda classificata, grazie alla penalizzazione della Juve, comunque seconda classificata, abbiamo un giovane molto interessante come Carnesecchi, che comunque all'Atalanta sta provando a ritagliarsi il suo spazio, anche se Musso bisogna dire che sta facendo per ora un'ottima stagione. E poi abbiamo comunque altri portieri interessanti, perché Silvestri, perché Montipò, perché abbiamo tanti portieri interessanti comunque nel calcio italiano. Abbiamo Di Gregorio, che a me piace moltissimo, abbiamo un Cragno che spero che al Sassuolo riesca a ritagliarsi il suo spazio, anche se consigli, bisogna essere sinceri, quando gioca fa sempre il suo. Abbiamo dei giovani interessanti comunque anche nell'Under 21 come De Planche. Abbiamo veramente molti giovani ottimi portieri, o giovani o meno giovani. Comunque, ripeto, un portiere sotto i 30 anni è sempre giovane, quindi abbiamo veramente molto materiale in questo momento, come non ci capitava probabilmente da anni. Ora, la domanda è questa. Vicario merita il posto da titolare in nazionale? Allora, come sapete, ho fatto già qualche video, vi ho dato già la mia opinione su Donnarumma, su Vicario, però cosa vi voglio dire? È possibile che Donnarumma non venga mai messo in dubbio? Vicario sta facendo una stagione straordinaria. Il Tottenham è primo in classifica, grazie non solo ovviamente, ma grazie soprattutto alle parate del suo portiere. E allora, finché era nell'Empoli si poteva dire comunque Vicario non ha una ribalta internazionale e tutto. Allora, gioca nel campionato più difficile in questo momento del mondo, quindi gioca con i giocatori più forti del mondo, perché i giocatori più forti del mondo, diciamo, sono, non dico tutti in Premier, ma veramente la maggior parte sono in Premier. Diamo una chance a questo ragazzo. Ora, io capisco che quando c'è un titolare è molto difficile, soprattutto nella nazionale è sempre stato così, no? Se pensiamo a Zenga e Tacconi, per dire, c'era comunque Zenga, portiere straordinario, sia chiaro, però comunque Tacconi era portiere titolare della Juventus, che in quel momento vinceva anche forse un po' di più, nella prima parte almeno, poi è stato l'Inter a vincere di più, diciamo nella prima parte però la Juve vinceva e l'Inter non così tanto, eppure Zenga non veniva mai messo in discussione. Però è vero anche che Zenga non è Donnarumma, cioè Donnarumma è un ottimo portiere, ma Zenga difficilmente faceva tanti errori in una stagione come succede a Donnarumma. Quindi Donnarumma è un portiere che ha a volte fa delle parate incredibili. È vero anche che purtroppo è successo nelle ultime stagioni che ha fatto anche molti errori, e quindi Zenga, vi ripeto, era difficile trovare in una stagione di Zenga 6-7 errori in un campionato. Stessa cosa poi andando più avanti, perché poi Pagliuca è diventato titolare e anche lì fino a un certo punto la titolarità di Pagliuca non è mai stata messa in discussione. Pensata USA 94, dove comunque non fu convocato Peruzzi per non mettere pressioni soprattutto a Pagliuca, perché Peruzzi era nei quattro portieri diciamo della prelista, gli ultimi stage l'aveva fatti, era diventato ormai il portiere titolare della Juve da 2 anni e Pagliuca, tra l'altro, l'ultimo anno, cioè l'anno che porta a USA 94, non andò benissimo per lui e purtroppo anche USA 94, ma Pagliuca non fu mai messo in discussione dal CT, che da una parte è una cosa giusta, perché se pensate anche quando a USA 94
Pagliuca fu espulso, giocò Marchegiani molto bene, eppure Pagliuca poi tornò titolare, nonostante non avesse fatto bene in precedenza. Perché? Perché comunque il ruolo del portiere, come sappiamo, è un ruolo che è difficile mettere in discussione, perché poi dopo è stata la stessa cosa con Peruzzi, e infatti per dire Pagliuca nel 96 all'Europeo non fu convocato, nonostante le ottime prestazioni che aveva recuperato. Fu convocato a Francia 98 e da una parte meno male, perché poi Peruzzi si infortunò, ma era ormai alla fine, diciamo, del suo ciclo in nazionale, quindi Pagliuca sapeva benissimo il suo ruolo, a quel punto non avrebbe dato fastidio a Peruzzi, anzi, probabilmente quella convocazione lì fu fatta per non mettere pressione a Peruzzi da parte di Buffon, cioè quindi addirittura è stato proprio contorto lì, no? Cioè lì in quel caso il CT convocò Pagliuca perché? Perché sapeva che Pagliuca, che aveva un buon rapporto con Angelo, non gli avrebbe messo pressioni perché Pagliuca sapeva benissimo il suo ruolo. Invece, se Buffon fosse stato il secondo portiere, Buffon che in quel momento stava assolutamente esplodendo, anche lì, anche se Peruzzi era in quel momento forse il numero uno del mondo, anzi quasi sicuramente, però avere dietro uno come Buffon poteva portarti ad avere magari un'insicurezza e quindi stampa italiana subito a chiedere la testa di Peruzzi e a chiedere di Buffon. E infatti, se vi ricordate, quando Peruzzi si infortunò, la stampa italiana chiese a gran voce di, infatti nel mio libro Portieri Mondiali c'è questa cosa, anzi ve lo voglio proprio leggere, ora se lo trovo perché l'ho anche scritto, quindi siamo a Corea-Giappone, USA 94, ora arrivo, ecco qua. Allora, arrivo al momento dell'eliminazione dell'Italia. Dove sei, Paiucone? Dove sei? Allora, aspettate. Ora lo trovo, ragazzi. Lo trovo. Intanto guardate questo splendido disegno di José Luis Chilavert, un'illustrazione della mia amica Serena Boccardo. Allora, ecco qua. Allora, vi leggo il pezzo. Come da recente maledizione, anche in questa occasione le speranze azzurre si infransero dal dischetto. Questa volta furono i francesi ad avere la meglio. Per Gianluca Pagliuca, anche in questa occasione, la parata su rigore calciato da Biksen Terisarazu non fu sufficiente. Anche perché i suoi compagni non furono alla sua altezza. Parentesi. Fabien Barthez parò il tiro di Albertini e Di Biagio prese la traversa. Chiusa parentesi. Gianluca, al suo terzo mondiale, avrebbe dovuto essere il secondo di Peruzzi, ma l'infortunio di Angelo gli schiuse le porte della titolarità, che il bolognese ripagò alla grande, disputando una straordinaria competizione, chiudendo nella top 3. Alcuni giornalisti, dopo l'incidente del numero 1 bianco-nero, avevano chiesto a gran voce la titolarità del giovane fenomeno Gigi Buffon. Il terzo portiere era Francesco Toldo. Quindi ricordo intanto a tutto, portieri mondiali, Urbone Publishing, chi volesse acquistarlo, prefazione di Gianluca Pagliuca, illustrazione di Serena Boccardo, su Amazon, sul sito di Urbone, dove volete. Comunque vi dicevo, scusate questa parentesi ma era doverosa, vi dicevo, quell'anno, quindi i CT cercano sempre di non mettere pressione al titolare. In questo caso penso che anche Spalletti stia facendo la stessa cosa dal punto di vista Donnarumma è il mio titolare e non voglio mettergli pressioni. Anche perché io sono convinto che Spalletti, che è un uomo di calcio, sa benissimo che se Vicario giocasse e bene, sarebbe poi difficile levarlo da quella porta. Quindi io sono convinto che all'Europeo, sperando intanto di andarci, speriamo finalmente di andarci, Donnarumma sarà il portiere titolare, con Vicario numero 12 e Meret 22. Quindi diciamo, vabbè, i numeri ora ve l'ho dati così dal punto di vista di dire Vicario il secondo e Meret il terzo. Sono
sono un amante dei numeri tradizionali, io, cioè secondo me i portieri devono avere l'1, il 12, il 22, io sono amante di questa cosa, anche se ormai non è più così, soprattutto in nazionale mi sono sempre piaciuti questi tre numeri. E quindi voglio dire, secondo me sarà così, e vi faccio anche un attimo un'altra cosa, nell'86 vi ricordo, poi faccio un video solo sull'86, che il CT non convocò Bordone e Tacconi, che già c'era abbastanza, tra virgolette, bordello tra i portieri, con Galli che alla fine prevalse su Tancredi. Comunque, vi dico che quindi Vicario, secondo me, se andremo agli europei, sarà il secondo. Però dopo gli europei, soprattutto a seconda poi di cosa succederà agli europei, sperando di andarci, sono convinto che lì allora qualche gerarchia potrebbe anche cambiare. Se nel caso Donnarumma non si confermasse su alti livelli, sia nella stagione col PSG, sia l'europeo, allora a quel punto qualche cosa potrebbe cambiare, più che per Meret, perché Meret è un ottimo portiere, però secondo me in questo momento è un gradino sotto Vicario. Quindi sono convinto che qualcosa potrebbe cambiare. Io spero, come detto, spero che Di Gregorio venga convocato almeno una volta in nazionale, perché se lo merita, quindi faccio questa postilla. Provedelle è un ottimo, diciamo, quarto portiere, anche se non si dice, perché veramente è un ottimo numero uno e si merita tutto, perché si è costruito la carriera dal basso, quindi grandissimo Provedelle, forever. Però mi piace tantissimo Di Gregorio, quindi viene da due stagioni strepitose, spero veramente che il CT una convocazione gli dia questa possibilità, perché se lo merita. Ragazzi, vi ringrazio di essermi stati ad ascoltare, un abbraccio grande, a risentirci alla prossima. Se vi è piaciuto il video, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, non vi costa niente, seguitemi sempre su Facebook e Instagram per nuovi contenuti. Ciao a tutti, ciao ragazzi.